Gli Argonauti erano finalmente vicini al ritorno a casa, ma stavano navigando di notte nel buio più assoluto. Sembrava che stessero galleggiando sulle terribili acque dei fiumi sotterranei. Erano completamente privi di direzione nell'oscurità. Ascoltando le preghiere di Giasone, il dio Apollo scagliò una freccia luminosa nel cielo, il cui bagliore indicò la strada che gli Argonauti dovevano seguire. Mentre sognava, Eufemo, considerato il più giusto degli Argonauti, ricevette la visita della ninfa Libia, che disse che il suo destino non era quello di essere portata in Grecia. Doveva essere riportata nei domini di Poseidone e lì avrebbe creato un regno per Eufemo. Eufemo condivise il suo sogno con Giasone e gli mostrò una pietra che aveva portato con sé come ricordo della visita degli Argonauti in Nord Africa. Giasone interpretò il sogno e disse all'amico di gettare la pietra nell'oceano. Eufemo agì di conseguenza e lasciò cadere la pietra in mare. Un'isola sorse tra le onde, proprio dove lo scoglio era affondato. Era l'isola di Caliste, oggi conosciuta come Santorini. Lì Eufemo e i suoi discendenti avrebbero regnato a lungo. Nel porto di Iolcus, il re Pelias guardò la nave degli Argonauti avvicinarsi, dopo aver portato a termine un'impresa che tutti credevano impossibile. Giasone stava orgogliosamente a prua della nave, reggendo il vello d'oro dell'ariete che aveva salvato la vita a Phrixus. Il re intrigante non aveva alcuna intenzione di onorare l'accordo con Giasone e di affidargli la corona che gli spettava. Tuttavia non era così sciocco da sfidarlo mentre era circondato dai suoi potenti compagni. Organizzò grandi feste e sacrifici per onorare la grande impresa degli Argonauti e aspettò che gli eroi si disperdessero perché dovevano tornare alle loro terre. Quando Giasone andò finalmente a esigere l'adempimento del suo accordo, il re Pelia negò di aver fatto tale accordo. Senza l'aiuto dei suoi amici, che erano già partiti, Giasone non poteva fare nulla. Medea non volle accettare questa situazione e decise di vendicarsi del re per non aver mantenuto la promessa fatta al marito. Medea prese una vecchia capra e la mostrò alle due principesse figlie del re, dicendo loro che l'animale era prossimo alla morte, ma che lei poteva restituirgli la giovinezza. La maga squartò l'agnello e lo gettò in un calderone contenente una ricetta miracolosa. Medea rivelò alle principesse una capra giovane e giovanile, senza alcuna traccia delle malattie che aveva in precedenza. La maga disse poi alle principesse quanto sarebbe stato bello se il re Pelia fosse tornato in salute e avesse potuto liberarsi dei suoi problemi. Le figlie di Pelias furono entusiaste di questa idea perché il re soffriva di diverse malattie croniche. Medea spiegò loro nei dettagli cosa avrebbero dovuto fare. Mentre il re Pelia dormiva, le sue figlie entrarono nella sua stanza e lo fecero a pezzi. Prepararono la ricetta magica proprio come aveva insegnato loro Medea, ma il risultato non fu quello che si aspettavano. Le figlie del re erano disperate quando si resero conto di essere state ingannate dalla malvagia maga. Acasto, figlio ed erede di Pelia, bandì Giasone e la sua sinistra moglie dal regno appena ereditato. L'eroe e la moglie si sarebbero recati a Corinto, dove avevano dei parenti. Tuttavia, l'esito della situazione del leader degli Argonauti sarebbe stato tragico quanto il destino del re Pelia.